Ed ora parliamo dell'evoluzione della tecnologia mobile. Con le reti di nuova generazione e il conseguente aumento della velocità di trasmissione, tutti potranno navigare su internet, giocare e guardare la TV direttamente dal proprio cellulare. Qualcomm ci parla della nuova tecnologia MediaFlow. Qualcomm, siamo qui al Barcellona 2007 per presentare l'evoluzione della nostra tecnologia che si concentra innanzitutto sui prodotti 3G UMTS e, in termini di chipset per poter abilitare i nostri clienti e i nostri OEM, costruttori di telefoni, nel deliverare prodotti competitivi in termini di prestazione e in termini di costo. UMTS significa l'evoluzione, significa HSDPA prima di tutto, HSDPA in downlink, che adesso raggiungiamo velocità di 7.2 Mbps per secondo, significa anche HSUPA in uplink, quindi velocità fino a 5.7 Mbps per secondo. L'HSUPA verrà introdotto come prodotti commerciali nel secondo quarto del 2007. Prima di tutto con le schede per i PC, data modem card, e quindi in una seconda fase come terminali. L'evoluzione della tecnologia non si ferma con l'HSDPA e HSUPA, ma prosegue con l'HSPA Plus, che è la release 7 del 3GPP. Release 7 che permetterà capacità ancora maggiori, cioè 28.8 megabit per secondo in downlink e 11.4 megabit in uplink. Velocità consistenti. Tutta questa capacità aggiuntiva permetterà di ridurre la latency nelle network e quindi anche poter utilizzare applicazioni in tempo reale come il Voice over IP in rete wireless in mobilità. Altre tecnologie che siamo qui a presentare, sicuramente i servizi per quanto riguarda le piattaforme 3G, quindi la nostra offerta è Brew, piattaforma per telefonia mobile, che si basa su servizi giochi, 3D gaming, su musica, quindi codec, audio di alte prestazioni, e anche position location, quindi poter avere applicazioni collegate all'informazione della posizione. I nostri chipset hanno tutte integrate le prestazioni di assist GPS, quindi i nostri costruttori di telefoni possono abilitare questa prestazione nella realizzazione del telefono. In Europa questo servizio non è così avanzato come ad esempio Corea, Giappone e negli Stati Uniti, ma sicuramente vediamo un maggiore interesse da parte degli operatori e vediamo anche alcune iniziative per lanciare servizi commerciali già nel 2007, sicuramente. MediaFlow è la nostra tecnologia per trasmettere video broadcasting in mobilità. Questo significa che noi possiamo raggiungere l'utente, il subscriber, nel telefono 3G anche con servizi video. In Europa MediaFlow non è ancora commercialmente disponibile, abbiamo fatto però dei trial tecnologici con risultati di gran successo in Inghilterra, Biscay Bay, e contiamo di portare a livello commerciale questa tecnologia che è già con successo disponibile commercialmente negli Stati Uniti. MediaFlow permetterà di completare l'offerta dei servizi in 3G anche per quanto riguarda il video. Due sono i settori che noi vediamo di maggior spinta per quanto riguarda le applicazioni 3G al momento. Uno è la mobile internet, quindi tutto ciò che significa rendere disponibile in mobilità internet, che oggi grazie alla capacità alta del 7.2 e 5.4 megabit è possibile di competere con le prestazioni di casa DSL in rete fissa,
e poi Mobile Entertainment che è sicuramente venduto video nel senso di giochi, grafica e musica, ma anche adesso anche video nel termine di broadcasting e TV.